Eccoci, buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo incontro, questo secondo appuntamento del ciclo Populismo e crisi della democrazia rappresentativa nell'Unione Europea. Siete in tantissimi ad accedere, quindi noi tergiversiamo qualche minuto per dare modo a tutti quanti di accedere all'aula e di poter poi entrare nel vivo delle nostre presentazioni. Prendo solo qualche minuto intanto per darvi il benvenuto o il bentrovato per coloro che avessero già seguito l'evento di avvio di questo ciclo, che è stato appunto il webinar del passato 22 ottobre. Questa iniziativa, che riteniamo assolutamente di grande interesse per i temi trattati e per l'attualità dei temi su cui appunto che sono sottoposti, diciamo, alla vostra attenzione, alla vostra riflessione, è un'iniziativa che è stata promossa congiuntamente, sinergicamente dalle università di Enna Core, l'Università di Siena e l'Università di Bologna, e che è realizzata con la collaborazione della rappresentanza in Italia della Fondazione Konrad Adenauer, dello Europe Direct di Siena, e poi a breve daremo anche la parola alla collega Angelita Campriani, che appunto farà un saluto come Europe Direct e come partner preziosissimo di questa iniziativa, e che appunto con il contributo anche nostro siamo stati molto lieti di essere stati invitati a contribuire alla realizzazione di questo ciclo di webinar, rendendolo appunto incontri online e quindi maggiormente fruibili appunto da tutti a livello nazionale. Iniziativa, ripeto, che abbiamo accolto con molto favore e molto entusiasmo proprio per un tema attualissimo che ci riguarda, che riguarda i tempi che stiamo vivendo in questo momento, e quindi i relatori che interverranno oggi, quelli che sono intervenuti nel precedente webinar del 22 ottobre e per l'incontro conclusivo del 12 novembre, diciamo che ci forniranno degli spunti di riflessione, delle chiavi di lettura per comprendere bene il tema che stiamo vivendo attualmente anche in Europa, quello della crisi della democrazia rappresentativa, quindi cercarne di capirne anche, di rintracciarne le ragioni e soprattutto le implicazioni di questo fenomeno sul processo di integrazione europea che tanto a cuore ci sta. Quindi, prima di entrare nel merito, vorrei farvi appunto qualche comunicazione di servizio e ricordare a tutti quanti che intanto potete utilizzare la chat sia per dare feedback, spero che ci sentiate bene, che tutto sia ok, quindi dateci anche un feedback, ma soprattutto per intervenire e fare i vostri quesiti, perché al termine degli interventi dei docenti di oggi ci sarà proprio uno spazio riservato alle vostre domande o alle vostre richieste di approfondimento, e vi invitiamo a, come dire, cogliere l'occasione, perché proprio questa è un'occasione preziosa. Abbiamo relatori e docenti di altissimo livello, e quindi insomma è assolutamente un'occasione preziosa per approfondire tutti gli aspetti. Vi ricordo inoltre che questo webinar, come di consueto, è registrato, e quindi la relativa registrazione verrà resa disponibile sulla pagina dell'evento, del webinar attraverso cui vi siete iscritti sulla piattaforma Eventi.pa, già a partire da domani, esattamente come è stato fatto per il webinar del 22 ottobre. Questo per consentirne una fruizione anche in modalità sincrona e quindi consentire la più ampia partecipazione anche appunto in diretta, in maniera asincrona. Quindi invitiamo coloro che avessero perso l'interessantissimo webinar di inizio ciclo a fruirne, perché è stato veramente molto molto interessante, come sicuramente altrettanto interessante sarà quello di oggi e l'evento conclusivo. Ricordo anche a coloro che sono iscritti che potranno scaricare l'attestato di partecipazione già, diciamo, a partire dall'inizio della settimana prossima, realisticamente da martedì, perché siete in tantissimi a partecipare a questo webinar, quindi dobbiamo avere il tempo materiale di attestare tutte le partecipazioni. E dopo, come di consueto, nello spazio su Eventi.pa, nella sezione I miei eventi, potrete scaricare l'attestato di partecipazione previa compilazione del questionario di gradimento. Una piccola precisazione: l'attestato potranno scaricarlo solo coloro che si sono regolarmente iscritti. Questo perché? Perché a volte ci arrivano richieste last minute
di persone che non sono riusciti a effettuare la registrazione. Allora, per l'evento del prossimo 12 novembre, vi raccomandiamo per cortesia di fare l'iscrizione per tempo. Il time limit è sempre alle ore 20 del giorno precedente, quindi le ore 20 dell'11 novembre. Vi invitiamo appunto a fare l'iscrizione, così l'accesso in aula è molto più semplice e si prevengono eventuali problemi, perché poi altrimenti dovete accedere come ospiti, non possiamo attestare la vostra partecipazione o incontrate insomma dei problemi di accesso. Ed è importante che vi iscriviate con la mail che usate correntemente, perché molte volte i problemi di accesso sono perché le mail cambiano. E quindi diciamo che lo step di iscrizione è veramente molto semplice, è un banale click, però vi invitiamo appunto a farlo per tempo. Prima di dare la parola alla collega Angelita Campriani dello Europe Direct di Siena per un suo saluto, volevo appunto qui riepilogarvi un po' il ciclo, gli appuntamenti l'abbiamo già detto, il 22 ottobre, il prossimo sarà giovedì 12 novembre. Sempre alle 9:30, quindi 2 ore, un incontro di 2 ore dedicato a questi temi interessantissimi e importantissimi. Però permettetemi anche di ricordare per chi aveva partecipato al webinar precedente o di segnalare per coloro che fossero nuovi partecipanti un'iniziativa che ci sta particolarmente a cuore, un'iniziativa pilota che abbiamo realizzato con la preziosissima collaborazione dello Europe Direct di Siena. Con loro su appunto è un'iniziativa che è di consultazione pubblica, quindi chiediamo a tutti i cittadini, invitiamo a tutti i cittadini a partecipare a questa consultazione pubblica che è disponibile al link che vedete qui, per dire la propria, far ascoltare la propria voce in merito all'importante discorso che la Presidente von der Leyen ha tenuto innanzi al Parlamento europeo il 16 settembre ultimo scorso sullo Stato dell'Unione. Un discorso molto interessante, molto importante, denso di sfide, denso di impegni assunti dalla Commissione, rispetto ai quali chiediamo a voi di pronunciarvi sui diversi, diciamo, item, sugli ambiti tematici cardine del discorso. Si può contribuire a questa consultazione pubblica in due modi, e noi vi invitiamo a farlo possibilmente in entrambi i modi, cioè compilando un questionario molto semplice, molto snello, che non vi prenderà più di 5-10 minuti, e soprattutto anche a contribuire con vostre riflessioni, con vostre proposte nell'apposita sezione, in maniera tale proprio da animare il dibattito. Perché questa consultazione? Intanto questa consultazione è stata avviata il 19 ottobre, quindi molto recentemente, si concluderà per quanto riguarda la rilevazione dei contributi il 6 novembre. Avete tempo, quindi ancora una settimana circa per partecipare. Vi invitiamo a farlo in maniera più ampia possibile e ad essere voi stessi, come dire, moltiplicatori dell'informazione e divulgatori di questa iniziativa, perché in più partecipiamo, più chiaro è il quadro, è il sentire e la percezione dei cittadini su questo importante discorso. Perché questa consultazione? Intanto perché appunto è un momento concreto di ascolto e partecipazione dei cittadini. Oggi parliamo appunto di democrazia rappresentativa, di crisi della stessa. Insomma, essere cittadini attivi e partecipare direttamente è una un po' anche in coerenza con lo spirito del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Gli individui sono al centro delle politiche dell'Unione Europea e sono anche al centro della partecipazione democratica. Questa non è ovviamente una consultazione, una delle tante consultazioni lanciate dalla Commissione Europea, è una consultazione lanciata in via sperimentale da noi Europe Direct, ma vuole essere, come dire, un utile strumento per promuovere ulteriormente la partecipazione dei cittadini e far in modo che possano far sentire attivamente la loro voce e le loro aspettative su cosa, sull'Europa del futuro, su cosa deve investire prioritariamente le proprie energie la Commissione europea e l'Unione europea più in generale. E quindi al termine di questo periodo di rilevazione, dal 7 novembre in poi, ci sarà un lavoro di analisi, valutazione e sistematizzazione degli esiti delle vostre considerazioni, che saranno poi rese disponibili alla rappresentanza della Commissione europea in Italia,
che poi è anche di conseguenza alla Commissione a Bruxelles, ma soprattutto saranno poi oggetto di socializzazione con tutti voi, con tutti i cittadini, in occasione di un webinar che probabilmente sarà organizzato il 19 novembre, ma di cui vi daremo conferma appena possibile attraverso i nostri consueti canali. Webinar nel quale appunto da una parte socializzeremo gli esiti di quello che pensano i cittadini sul discorso sullo Stato dell'Unione e delle loro aspettative, e dall'altra sarà una preziosa occasione per fare un po' un approfondimento analitico del recente piano di azione della Commissione europea per l'anno prossimo, per l'anno 2021, piano che appunto è stato recentemente reso noto dalla Commissione europea. Quindi vi invitiamo davvero a partecipare attivamente a questa importante iniziativa pilota, che peraltro speriamo sempre in sinergia con Siena e magari anche con altri colleghi di altri Europe Direct a livello nazionale, vorremmo replicare su altri ambiti particolarmente importanti e di particolare interesse, uno dei quali potrebbe essere la conferenza sul futuro dell'Europa. Quindi insomma avremo occasione, però tutto dipende dal buon esito di questo primo esperimento, e siamo fiduciosi che parteciperete in maniera ampia. Permettetemi in ultimo di ricordare il nostro focus web, europa.forbes.it, che è la pagina nel quale trovate, che viene implementata, aggiornata costantemente, con una selezione delle notizie, delle iniziative, delle opportunità di maggior rilievo e di maggior interesse per i cittadini. C'è anche una banca dati, disponibile anche una banca dati dei programmi comunitari, cosiddetti programmi tematici o gestione diretta, sia per il corrente periodo di programmazione 14-20, ma c'è anche una sezione che contiene le anticipazioni e l'avanzamento per quanto riguarda i programmi che saranno vigenti operativi nel prossimo periodo di programmazione 21-27. Qui sulla destra vedete appunto i nostri contatti, il nostro account Twitter, il canale YouTube, e anche qui c'è la possibilità, se vedete, iscriviti alla newsletter. Coloro che non fossero ancora iscritti e fossero interessati a ricevere la nostra newsletter mensile con tutti gli aggiornamenti o le notizie di maggiore evidenza, basta un clic e la potete ricevere. Last but not least, permettetemi anche di invitarvi a dare e esprimere un vostro feedback sulle nostre attività, questo nell'ottica di un progressivo miglioramento dei nostri servizi di informazione al cittadino, e quindi vi invitiamo a fare un clic e a dire insomma la vostra nell'apposita sezione che trovate. Nell'invitare ora la collega Angelita Campriani, che a fare un saluto come Europe Direct di Siena, vi ricordo che intanto questi sono tutti i nostri contatti, e che il nostro sportello informativo al pubblico Giocoforza, in questi tempi di Covid, lo abbiamo dovuto ripensare in modalità online. Quindi comunque, per garantire continuità al servizio di informazione al cittadino, previo contatto via mail, è possibile concordare un appuntamento per un incontro online usando esattamente la piattaforma che stiamo utilizzando ora per i nostri webinar. Quindi i cittadini che dovessero avere quesiti o richieste di informazioni possono tranquillamente continuare a contattarci. Nel frattempo inviterei Angelita Campriani Eccomi, buongiorno. Eccoti Angelita, ti lascio la parola, grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro nuovo appuntamento in collaborazione con la Europe Direct Roma Innovazione del Formez. E appunto grazie che anche a questo, anche oggi è molto partecipata questa iniziativa, perché probabilmente il tema interessa molto a un'ampia platea, e soprattutto diciamo con questa collaborazione, la Europe Direct dell'Università di Siena in collaborazione con il Formez, riusciamo ad offrire a fare un'offerta, a proporre un'offerta formativa molto più variegata, più ampia, e sembra appunto che riscontri una buona risposta da parte di tutti i partecipanti. Perciò grazie davvero di essere sempre così numerosi e di appunto seguirci nelle nostre iniziative. Ricordo, per chi non lo sapesse, ma ormai credo che sia un
diciamo, l'informazione sia arrivata un po' a tutti, ma la Europe Direct è un progetto della Commissione Europea, dell'Unione Europea in particolare, coordinato dalla Commissione Europea, che si rivolge a, diciamo, sul territorio, creando degli sportelli di informativi e formativi sui temi europei. Ecco, in questo caso è una formazione che, come diceva Raffaella, di questi tempi è sempre più online, sempre più con la formula del webinar, che comunque riscuote molto successo. E diciamo, sono appunto dei punti di riferimento per i cittadini per informarsi, formarsi e grazie anche alle ultime iniziative poter dire la propria direttamente anche con la consultazione che vedete che Raffaella ha messo in primo piano, dire la propria proprio diciamo direttamente in collegamento con Bruxelles attraverso questi nuovi strumenti. Perciò niente, un saluto all'Università di Siena, un saluto ai colleghi della Europe Direct Roma Innovazione del Formez e un grazie ai docenti e una buona formazione a tutti. Grazie molte Angelita. Io direi ora che è il momento di entrare nel vivo, nel merito della trattazione appunto delle tematiche di oggi. Quindi invito il professor Daniele Caviglia dell'Università di Ennacore, che è uno dei promotori di questa pregevolissima iniziativa, e che modererà i lavori, a introdurre i relatori e a introdurre appunto il tema. Permettetemi solo di fare un saluto al professor Pasquinucci, che è un altro promotore di questa iniziativa, peraltro che ha dato un contributo validissimo e anche uno a questa consultazione che vi stiamo proponendo. Purtroppo il professor Pasquinucci ha avuto un contrattempo, è stato impossibilitato oggi a prendere parte ai lavori e quindi a lui mandiamo un saluto e invece ringraziamo molto il professor Caviglia appunto per essersi reso disponibile per questo webinar. Quindi professore, mi taccio e lascio a lei la parola. Grazie. Sì, dunque, io ho dovuto sostituire indegnamente all'ultimo momento il collega Daniele Pasquinucci, però diciamo che con lui abbiamo collaborato fin dall'inizio insieme anche a Michele Marchi per l'organizzazione di questi incontri e quindi tutto sommato siamo un pochino intercambiabili l'uno con l'altro. Anche se probabilmente non riuscirò a svolgere come avrebbe fatto lui questo compito. Il tema di oggi è un tema, diciamo che a mio avviso potrebbe suggerire una serie di riflessioni davvero ampie. Il popolo ha sempre ragione, demos versus sovranazionalità europea. Diciamo a grandi linee che negli ultimi anni si è assistito alla diffusione della convinzione che strutture, processi sovranazionali, la globalizzazione oppure i mercati finanziari internazionali o ancora la stessa Unione Europea abbiano agito quasi da elementi di distorsione rispetto al naturale svolgimento di una vita democratica e che quindi abbiano in qualche modo condizionato la sovranità e la volontà popolare che sono espresse poi attraverso gli strumenti che una democrazia consente, e in questo senso i fautori di un ritorno alla pura democrazia sono anche coloro che diciamo, sposano l'idea che la democrazia sia oggi in un certo senso condizionata negativamente il più delle volte da questi fattori esterni. La democrazia liberale che era nata fin dall'inizio, dai tempi dei Federalist Papers, passando per la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nel 1789, fino alla prima sistematizzazione del diritto costituzionale fatta da Benjamin Constant, si era caratterizzata un po' come un tentativo di limitare il potere sovrano, in quel caso molto spesso il potere monarchico.
mettendo in campo tutta una serie di meccanismi che andavano dalle garanzie di alcuni diritti, fino alla separazione dei poteri, passando anche attraverso, soprattutto ultimamente, la creazione, per esempio, di autorità indipendenti o di organismi indipendenti non direttamente politici, come possono essere, per esempio, le banche centrali. E quindi un modello di democrazia, quella liberale, che potremmo forse definire come democrazia responsabile. E questa forma di democrazia ha sempre cercato di tenere insieme le due necessità, le due esigenze, cioè da un lato quella di rispondere, secondo quelle che sono anche soprattutto oggi le convinzioni dei fautori della democrazia responsiva, e dall'altra parte l'esigenza anche di creare dei bilanciamenti di poteri anche rispetto magari alla pura e semplice imposizione della volontà popolare intesa come volontà della maggioranza. E quindi il modello della democrazia liberale o quella che potrei definire, che altri hanno definito al posto mio, democrazia responsabile. La tensione fra questi due termini, democrazia responsiva e democrazia responsabile, è un po' una caratteristica degli ultimi anni, nei quali si è assistito probabilmente anche ad un, anzi, probabilmente si è assistito anche a uno spostamento dell'equilibrio a favore dei fautori della democrazia responsiva. Non siamo qua per dare dei giudizi di carattere politico, o forse potremmo essere un pochino meno politically correct nella parte dedicata alle domande, quindi la parte successiva, ma siamo qua soprattutto per cercare di capire le origini e anche le dimensioni di questo fenomeno che viviamo oggi. Quindi credo che nessuno meglio del professor Campi possa iniziare a chiarirci le idee sul tema del populismo, perché il professor Campi, che insegna all'Università degli Studi di Perugia, insegna sia scienza politica che relazioni internazionali e politica globale, si è occupato per tanti anni della destra italiana, scrivendo diversi volumi, come per esempio quello sulla destra di Fini, piuttosto che uno più recente sulla parabola berlusconiana e quindi una storia politica del berlusconismo. Il professor Campi, per una serie di sue esigenze personali, ci dovrà lasciare intorno alle 10:40, e quindi io, prima di lasciargli la parola, invito tutti a fare le eventuali domande subito dopo la fine del suo intervento, in maniera da poter interagire anche con lui. Dunque, prego, professor Campi. No, non c'è. Professor Campi, mi perdoni, intervengo per segnalarle che non ha attivato il microfono, non riusciamo a sentirla. Ricomincio da zero. Ho detto grazie per l'invito e spero appunto che mi sentiate. A questo punto sì. E io tenterò l'impossibile, nel senso che in 15-20 minuti dovrei cercare di offrire una definizione di questo fenomeno molto Professor sui Campi, l'audio, generi. credo che l'audio non ci sia. Io ho il microfono acceso, quindi non Non si so. sente? Sì, si sente bene, professor Campi, può continuare perché si sente bene. Perfetto, allora stavo dicendo, tentare di dare una definizione di che cosa è il populismo, è un fenomeno assai sfuggente. Populismo, come sapete, è una parola molto di moda, molto utilizzata, forse troppo, nel senso che si ricomprende sotto questa categoria una serie di fenomeni anche molto diversi tra di loro, soprattutto in questa fase storica. Insomma, viene quasi il sospetto che tutti siano populisti e populista sia diventato fondamentalmente un insulto, oppure un termine polemico propagandistico. A noi interessa ovviamente cercare di invece di portarlo su un piano analitico e quindi cercare di capire brevissimamente quali siano le caratteristiche di questo
fenomeno. Allora, io provo a fare una cosa molto semplice. La politica si intende meglio se si parte dalla storia. Quindi io vorrei farvi tre esempi di populismo che ci dimostrano una cosa importante, che il populismo non è affatto una sindrome contemporanea, non è qualcosa che è esplosa all'improvviso negli ultimi 15-20 anni. In realtà nel corso dell'ultimo secolo già ci sono state manifestazioni di questo fenomeno, quindi è più antico di quanto non possa sembrare. Quali sono i tre esempi che vi sottopongo? Il primo è quello di un partito che, diciamo, più populista non si potrebbe, sin dal nome, il People Party. A un certo punto nella storia politica americana, dove sapete dominano repubblicani e democratici, fece la comparsa questo appunto Partito del Popolo, siamo insomma, alla fine dell'Ottocento. Ebbe una vita molto effimera, si presentò ad un paio di elezioni, scomparve abbastanza rapidamente, ma è stata un'esperienza storica interessante, oltre che per il nome, per le istanze che rappresentava. Il Partito del Popolo, il People Party americano, era l'espressione politica in una fase di grandi convulsioni economiche dei piccoli coltivatori del Sud, molto radicato per alcuni anni in Alabama, Texas, North Carolina e diciamo, dei coltivatori, proprietari terrieri di altri stati come il Kansas, il Nebraska, che furono un po' diciamo, la base elettorale di questo partito, diciamo, i farmers, insomma, i proprietari terrieri che protestavano contro chi? Contro Washington, contro il potere finanziario che si concentrava nelle grandi metropoli dell'Ovest americano, no? Quindi questa dialettica tra, diciamo, la vecchia America rurale e la nuova America industriale e finanziaria. Una vita effimera che però ha lasciato una traccia, significativa. Se avete voglia, vi segnalo la lettura di un grande classico della letteratura per l'infanzia, che poi in realtà tale non è, il celebre Il Mago di Oz di Frank Baum. Sapete quanti film sono stati tratti? È uscito nel 1900. Quella che tutti consideriamo una favola per bambini, in realtà è un testo politico che proprio esprime questa vicenda storica, no? Del primo grande movimento populista americano, che se andate un po' a scomporre i personaggi di quella celebre storia, da Dorothy alla strega selvaggia dell'est, dell'ovest, in realtà era una gigantesca metafora di che cosa? Di una piccola bambina, espressione appunto dell'America rurale, che si trova a dover fronteggiare che cosa? La cattiva finanza newyorkese, no? La strega dell'est e la strega dell'ovest, secondo alcune interpretazioni, sarebbero la simbolizzazione di due mitici personaggi come JP Morgan e David Rockefeller. Quindi c'è anche questo strascico letterario di questa prima grande esperienza di populismo. Ve ne faccio una seconda di esempio. Il peronismo latinoamericano. Siamo negli anni 40 del Novecento, compare sulla scena politica questo strano personaggio, Juan Domingo Perón, che si mette a capo di un movimento politico il cui nome significativamente era giustizialismo, il movimento giustizialista, appunto peronista. Perón diventa presidente dell'Argentina e lo fa mettendosi a capo di che cosa? Di una grande massa di argentini, espressione dei ceti anche in questo caso rurali o dei ceti operai ai margini della vita politica, quelli che sono passati alla storia come i descamisados, gente poverissima che si ribellava contro l'elite agraria che all'epoca dominava l'Argentina. Il peronismo fu una formula molto strana che prese un po' dal New Deal di Roosevelt, un po' dal fascismo italiano, un movimento nazionalista che predicava una specie di terza via tra socialismo, liberalismo, in cui appunto la figura di Perón, il grande capo che parla alle masse, era assolutamente centrale. Se l'esperienza americana si è esaurita rapidamente, per esempio il caso argentino è interessante, perché ancora oggi
Il peronismo è una presenza viva nella storia politica argentina, oltre ad aver influenzato molto anche la vita politica dell'intero continente latinoamericano. Un altro caso, questa volta più vicino alla nostra esperienza, l'Italia del dopoguerra produce un movimento politico, il cosiddetto qualunquismo. Anche qui un personaggio eccentrico fa irruzione sulla scena politica, era un commediografo, Guglielmo Giannini, si chiamava, che prima fonda un giornale, L'Uomo Qualunque, nel 1944, poi fonda un partito con lo stesso nome. Il simbolo del giornale del partito era un torchio che esprimeva un povero cittadino. Già qui si capisce un po', qual era il tema retorico di questo movimento, no? Lo Stato che opprime gli individui esprimendoli come limoni. Una vita, anche quella abbastanza effimera. Già nel 48 il qualunquismo italiano si esaurisce, però lascia anche in questo caso un'eredità piuttosto lunga. Tre esempi molto diversi che ci dicono però già qualcosa su che cosa sia il populismo, su come lo si possa definire. Innanzitutto si capisce benissimo da queste tre esperienze che il populismo compare quando ci sono dei gruppi sociali che si ritengono marginalizzati, che si ritengono, come dire, non rappresentati politicamente e che chiedono rappresentanza, chiedono di entrare nelle istituzioni e di contare, di poter vedere difesi i loro interessi, che si tratti degli agricoltori marginalizzati dalla crisi finanziaria nel Nord America di fine 800, che si tratti dei descamisados argentini, che si tratta appunto del cittadino qualunque che non vuole occuparsi di politica, ma è interessato soltanto al fatto che la politica persegua l'interesse generale, che era un po' il tema retorico del qualunquismo italiano. Questi tre esempi ci dicono anche dell'altro, per entrare ancora più nello specifico, che il populismo, che se ne dica oggi, in realtà non può essere trattato come se fosse un'ideologia. Da questi tre esempi si capisce bene che non c'è un'ideologia di riferimento, nel senso in cui convenzionalmente noi consideriamo le ideologie, che si tratti del marxismo, del liberalismo. Non c'è un corpus di idee organico nel populismo, ci sono delle istanze, che è una cosa diversa. Il populismo non è un modello politico, non è un regime. Tant'è che appunto una delle sue caratteristiche è che convive con forme di regime molto diverse tra di loro. Non ha una localizzazione geografica, nella storia è comparso un po' ovunque come fenomeno, e poi nemmeno ha una connotazione sociale definita, no? Possono essere populisti gli agricoltori che si ribellano contro la finanza, possono essere i piccoli commercianti, come nel caso storico del pugilatismo francese, possono essere i cittadini della piccola borghesia che si ribellano contro lo Stato che li opprime fiscalmente, come nel caso del qualunquismo italiano. Quindi un movimento molto variegato, che spiega anche perché sia poi difficile darne una definizione uniforme, una definizione omogenea, che secondo me può essere data, se proprio vogliamo fare questo tentativo, in maniera soft o in maniera indiretta, nel senso che dopo aver detto che cosa non è il populismo, non è un'ideologia, non è un regime, non ha una connotazione di classe definita, non appartiene specificamente all'esperienza di un'area geografica, appunto, che cos'è allora in una forma, ripeto, un po' light? Allora, secondo me, io appartengo alla scuola di quelli che considerano il populismo essenzialmente, diciamo, uno stile politico, una forma di retorica, un insieme di istanze che tende a ripresentarsi sulla scena politica ogni volta che c'è un deficit di rappresentanza. Questo anche per introdurre le cose che probabilmente dirà il professor Marchi, che spiega anche perché sia un fenomeno molto trasversale. Il populismo convive con la destra e con la sinistra, può avere delle manifestazioni di stampo autoritario, ma può essere anche un movimento che persegue una idea radicale della democrazia. Caratteristiche che in qualche maniera lo rendono riconoscibile. Io suggerirei
alla luce di questa definizione di massa. Innanzitutto il suo linguaggio ISE ipersemplificato. I populisti solitamente si riconoscono perché giocano su dicotomie polemiche, su schematismi appunto molto, molto semplici, ma al tempo stesso molto efficaci, il principale dei quali è la contrapposizione noi-loro. Nella retorica populista voi troverete sempre questa idea per cui c'è una grande massa di persone che viene vessata dal potere, quale che esso sia, e poi ci sono loro, c'è una minoranza che sono appunto gli oppressori. Se volete anche uno schema molto manicheo, quasi biblico, no? Il bene contro il male, i buoni contro i cattivi. Modello semplificato, ma estremamente, estremamente efficace dal punto di vista politico, perché consente di individuare un nemico e di indirizzare contro questo nemico tutti i propri strali, tutto il proprio malessere e tutti i propri malumori. Quindi un linguaggio ipersemplificato che si lega a questo uso, diciamo, reiterato, ripetuto, insistente del concetto di popolo. Che però appunto non è uno scherzo, uno dei motivi secondo me per cui il populismo comunque va preso sul serio, che appunto gioca su un concetto che, come dire, è forse uno dei più nobili della tradizione politica occidentale, il concetto appunto di popolo, che è il fondamento della democrazia, il demos, che della democrazia non è soltanto il fondamento materiale, ma anche in qualche maniera il fondamento simbolico, normativo. Naturalmente un popolo inteso in una chiave, ancora una volta, un po' retorica, strumentale, se volete anche irreale, laddove si immagina che il popolo sia un'entità omogenea e compatta nelle società contemporanee, tale ovviamente non è. Però questo richiamo al popolo come qualcosa di unitario, è interessante perché appunto esprime un'altra delle caratteristiche tipiche del populismo. Io la chiamo, diciamo, la nostalgia dell'autenticità. Che cosa vuol dire? Ed è anche un altro dei motivi per cui prendere sul serio il populismo. Quando il populismo compare, dietro c'è sempre che cosa? C'è un disagio che non attiene soltanto la necessità di essere maggiormente rappresentati nel sistema politico, cioè un senso di esclusione che si vuole colmare. La nostalgia dell'autenticità vuol dire anche che si ha l'impressione di essere in un mondo all'interno del quale non si ha più un ruolo, no? Il disagio che molti di noi oggi vivono rispetto a un mondo in rapida trasformazione. Quando le trasformazioni sono molto rapide, inevitabilmente scatta che cosa? La nostalgia per l'Arcadia. Questo è un meccanismo, diciamo, psicologico-letterario antichissimo, no? Il buon tempo antico rispetto ad un mondo che non riusciamo a controllare, che non riusciamo a dominare, un mondo che si presume fosse più autentico, più a misura d'uomo di quanto non sia quello contemporaneo. Non è un caso che oggi il populismo sia molto forte, grandi processi di trasformazione che creano, come dire, forme nuove di disagio sociale, forme nuove di esclusione dal sistema politico, ma anche molta paura rispetto al futuro. C'è molta frammentazione sociale, rispetto alla quale scatta che cosa? La nostalgia della comunità, no? Di quando eravamo qualcosa di compatto, di unito, di solidale. Aggiungeteci altre due caratteristiche, questo elemento virtuoso, il populismo ha una forte componente moralistica, no? La politica deve essere votata al bene comune, quindi diciamo, la denuncia della corruzione. L'idea che il politico debba essere, come dire, transigente, sul piano, della difesa dei valori, componente moralistica che naturalmente può persino diventare poi pericolosa, ma che comunque appunto, è interessante segnalare come dato. Infine, l'ultima caratteristica che un po' connota la mentalità populista, definiamola una mentalità oltre che uno stile. E quest'idea che appunto noi contro loro e buoni contro cattivi, c'è sempre qualcuno che trama nell'ombra. Una insomma, delle caratteristiche del populismo che lo rende abbastanza riconoscibile come idea, come mentalità, è questa insomma, visione un po' complottista della storia e della politica. Quello che appare non è mai quello che è realmente, no? C'è sempre qualcosa dietro la scena pubblica
chi comanda davvero non si vede mai, c'è sempre qualcuno che complotta contro il popolo, contro i buoni, contro i cittadini. Però tutto questo, appunto, tutti questi elementi che ho cercato, diciamo, velocemente di caratterizzare, ripeto, non definiscono un'ideologia, no, globale, definiscono una mentalità, un modo di vedere le cose che compare quando, qui entriamo un po' nella conclusione del mio ragionamento, compare quando la democrazia entra in crisi. Uno dei punti di forza del populismo, è che, come dire, fa appello al popolo perché la democrazia non venga superata, ma venga realizzata, no? C'è un'idea di democrazia che per i populisti è continuamente o tradita o messa in discussione o non realizzata appieno. C'è il convincimento che bisogna provare a realizzare sul serio la democrazia laddove i politici di professione non sono stati in grado di farlo. Questo naturalmente, ripeto, è un argomento innanzitutto molto efficace dal punto di vista propagandistico, retorico, e lo stiamo vedendo col successo che hanno i partiti populisti oggi utilizzando questi argomenti. Ma al di là di questo, è un argomento che va al cuore di un problema che è reale, indipendentemente da quello che dicono i populisti, e che è il deficit di rappresentanza, quella che noi chiamiamo la crisi della democrazia, rappresentativa, cioè il fatto che, come diceva un vecchio, teorico della democrazia italiana, oggi un po' dimenticato, il professor Norberto Bobbio, ci sono promesse che la democrazia non ha saputo mantenere. Forse ci siamo illusi, che la democrazia potesse veramente imporre, più eguaglianza, più trasparenza nei rapporti, sociali, più giustizia distributiva. Abbiamo sovraccaricata probabilmente di aspettative, queste aspettative sono venute meno. E oggi in qualche maniera è scattata la reazione contro la democrazia che non mantiene le promesse che ci aveva fatto. Tutto questo però ci porta ad una conclusione, anzi due. La prima è che il populismo va preso sul serio, lo si può denunciare sul piano diciamo, del dibattito, politico, sul piano dell'impegno civile, ma è un fenomeno serio che ha anche delle ragioni dalla sua parte, secondo la mia interpretazione, quindi non può essere liquidato semplicemente come un fenomeno pericoloso dal quale rifuggire, bisogna cercare anche di comprenderlo nelle sue scaturigini. La seconda conclusione è che col populismo forse dobbiamo, convivere. Se volete, il populismo è lo specchio nel quale si riflette la democrazia quando la democrazia viene messa alla prova. Quindi quando c'è qualcosa che non funziona nel sistema della rappresentanza politica, nel sistema della rappresentanza degli interessi, quando si crea un distacco troppo grande tra la classe politica e i cittadini, cosa che per esempio noi abbiamo sperimentato anche nel caso italiano ed è un problema che riguarda anche l'Unione Europea per certi versi, inevitabilmente scatta come reazione questa sindrome, appunto, la sindrome del populismo, che da questo punto di vista può anche essere considerata positiva, no? In qualche maniera è un invito alla democrazia a realizzare se stessa, è un invito alla classe politica a fare di più rispetto a quello che sta facendo. Quindi, secondo me, dovremmo un po', rassegnarci a vivere e a convivere col populismo, tanto più considerando che le democrazie contemporanee sono oggi molto condizionate anche dal sistema della comunicazione e nel sistema della comunicazione le caratteristiche che ho elencato del populismo funzionano moltissimo. In una comunicazione ipersemplificata, chi ragiona secondo schemi ipersemplificati, tipo noi loro e buoni cattivi, è chiaro che si fa sentire più velocemente. Quindi condanniamo il populismo se lo consideriamo un pericolo, però cerchiamo anche di capirlo. A, nelle sue scaturigini di tipo anche storico, B, nelle sue istanze politiche, e però su questo immagino dirà qualcosa adesso il professor Marchi. Finisce qui questa cavalcata, spero di essere stato sicuramente non completo, ma almeno per quanto possibile chiaro come si poteva fare in qui.
Grazie professor Campi, è stato non Ti chiaro ma chiarissimo, ringrazio. ha toccato dei punti assolutamente interessanti, il populismo come espressione di un disagio e di ambienti sociali che non si riconoscono più nel mondo che vivono. In questo senso, non so, adesso io non voglio spingermi troppo oltre nel paragone, però mi ricorda un po' anche il disagio, per esempio, dei ceti piccolo borghesi nel periodo immediatamente successivo alla Prima Guerra Mondiale, di fronte da un lato all'avanzata dei fenomeni dei socialisti e comunisti, e dall'altra parte il capitalismo che muoveva i suoi passi da gigante, che escludeva o sembrava escludere una parte delle società europee, che poi si rivolgono in quel caso a movimenti populisti, in quel caso di destra radicali, e che certamente si differenziano, grazie al cielo, rispetto ai movimenti populisti di oggi, che, come lei ha detto, più che al superamento della democrazia, tendono almeno nei programmi, a cercare di ristabilire un tipo di democrazia più, diciamo, corrispondente a quelli che sono i bisogni del popolo, almeno così come vengono intesi da questi movimenti. Quindi io la ringrazio davvero, perché mi sembra che davvero in pochi minuti ci abbia illustrato in maniera chiarissima le caratteristiche principali di questi fenomeni e di questi movimenti. Adesso passo la parola, anzi, scusatemi, come avevo detto prima, visto che il professor Campi ci dovrà tra poco lasciare, ne approfittiamo ancora della sua presenza per qualche domanda. Ne vedo una qua sulla chat, che riguarda, diciamo, le caratteristiche recenti che ha assunto il processo di integrazione europea, che viene in questo caso, diciamo così, tacciato di essersi spinto troppo verso una deriva liberista o neoliberista, e quindi in questo senso ha lasciato spazio ad un certo tipo di critiche, che sono state anche raccolte in molti casi da movimenti populisti. Non so, professore, se vuole rispondere subito a questa domanda. Sicuramente in molti paesi europei e molte diciamo, frazioni dell'opinione pubblica europea c'è cioè l'idea diffusa e in parte anche giustificata, secondo me, che il processo di integrazione come dire, europea si sia come dire, spinto un po' troppo oltre, nel senso che si sia messo in piedi un gigantesco meccanismo di governance che non sempre ti tiene nel debito conto le stanze, le esigenze dei cittadini, no? La politica la polemica su Bruxelles con una sorta di covo di tecnocrati sappiamo che è molto strumentale, però evidentemente coglie qualcosa del nostro modo di intendere l'Europa. Questo è ovviamente anche forse un problema di comunicazione. L'Europa si presenta in una veste burocratico-amministrativa che la rende un soggetto politico lontano nel quale evidentemente in molti non si riconoscono e questo come dire, favorisce queste reazioni anche un po' irrazionali che però vorrei dire non vanno liquidate. La mia polemica è nei confronti di questa lettura ipersemplificata del populismo che si tende a denunciare come un pericolo costante per la democrazia. Sicuramente può esserlo in certe sue forme, indubbiamente è vero, però è anche vero che il populismo, come dire, va preso sul serio per le istanze che esprime, per le istanze che definisce. Il fatto che abbia una tale trasversalità, il fatto che sia adesso, come dire, un fenomeno diffuso su scala non soltanto europea ma continentale, evidentemente coglie un problema, no? Allora, se è vero che il populismo compare quando c'è qualcuno
un soggetto collettivo che si sente escluso dai processi di integrazione, questa è una questione estremamente seria. Non è un caso che oggi si tende a mettere in relazione diciamo, il rafforzamento del populismo con i processi di globalizzazione, i quali sicuramente hanno prodotto delle forme di esclusione nuova, delle forme di marginalità, che immediatamente si sono tradotte polemicamente in che cosa? Nella nascita di movimenti, gruppi politici e in alcuni casi partiti di stampo, diciamo, tendenzialmente e tradizionalmente populista. Quindi, diciamo, il mio invito a prenderlo sul serio, no? Non perché ci si debba riconoscere nell'istanza del populismo, ma perché non è un fenomeno effimero, secondo me. Non è qualcosa che possa essere considerata un'onda che possiamo lasciarci alle spalle. Secondo me sta diventando qualcosa di strutturale, nella misura in cui la democrazia rappresentativa è obiettivamente in affanno. In un momento in cui anche l'Europa è obiettivamente in difficoltà. L'Europa, come dire, ha trovato il suo titolo di legittimazione storica fondamentalmente in due cose, no? Nella pace che ha garantito all'Europa dopo secoli, diciamo, di guerre intestine, quello è stato, diciamo, il grande obiettivo epocale dell'Europa, e nell'affermazione di un principio di giustizia redistributiva, che è quello che ha reso forte il modello del welfare state. Essendo un po' venute meno questi due titoli di legittimità, in un mondo in cui stanno crescendo i conflitti internazionali e l'Europa non riesce, come dire, non a prendervi parte in senso attivo, ma ad avere un ruolo nella loro gestione. E nel momento in cui anche il modello del welfare state, che era legato, come dire, ad un sistema economico che garantiva ricchezza crescente, è entrato anch'esso drammaticamente in difficoltà. È chiaro che anche l'Europa a sua volta viene percepita in maniera, diciamo, più ostile rispetto al passato. Anche qui c'è un problema di, diciamo, di promesse tradite o di promesse che non si riesce a rispettare. Pace e benessere, no? Questo volevano i cittadini europei, e per questo i cittadini europei erano disposti a rinunciare a, come dire, alla protezione degli stati nazionali, perché era nato nel frattempo un ente superiore che garantiva quello che gli stati non erano più in grado di garantire. Secondo me è un problema estremamente serio. D'altro, la vicenda di questo virus, quindi, sta aggravando questa percezione di inadeguatezza dei poteri pubblici nazionali e transnazionali rispetto alle paure, alle esigenze, alle preoccupazioni dei cittadini. Non è un caso che i populisti in questo momento siano particolarmente aggressivi e trovino, diciamo, dire, così No, vasta professore, sostegno. un'ultimissima domanda, brevissima, Voglio che si rubare almeno. ricollega a questa sua ultima considerazione, alla quale lei risponderà altrettanto brevemente. Dunque, ritiene che le attuali proteste, anche in alcuni casi violente, a causa della pandemia, possano, considerarsi in qualche modo fenomeni legati al populismo? Guardi, no, no, nel senso che altrimenti ricadiamo in quell'errore che ho cercato di stigmatizzare all'inizio. Cioè, non possiamo, no, nel populismo ficcarci qualunque cosa, comprese le manifestazioni di piazza. Questi sono fenomeni, come dire, che hanno a che fare con, diciamo, momenti di disagio, di travaglio collettivo, e poi, appunto, secondo me in questo momento bisogna, diciamo, analiticamente distinguere tra proteste di gruppi, settori della società italiana che si ritengono giustamente colpiti dalle misure del governo, e, insomma, l'azione al limite dell'eversivo di alcune frange estremiste, radicali, di destra, di sinistra, con l'appoggio vario di manovalanza criminale, insomma, che è un fenomeno più di ordine pubblico, secondo me. E comunque definire tutto questo populismo, secondo me, è sbagliato, perché, appunto, il populismo, come dire, ha una sua connotazione politica, una mentalità, come dicevo, che compare sulla scena della storia quando
ci sono momenti, diciamo, sicuramente di grande fibrillazione economica. Le crisi economiche favoriscono ovviamente la sindrome populista, però ripeto, io inserirei il populismo all'interno di una cornice più istituzionale. Secondo me su questo poi sarà, diciamo, risolutivo e decisivo l'intervento del professor Marchi. La politica, specialmente quella democratica, ha come obiettivo fondamentale quello di tenere dentro tutto, no? Il tema dell'inclusione, la rappresentanza poi è essenzialmente questo. Chiunque abbia un'istanza da far valere, non tanto a titolo individuale, ma parlo di gruppi sociali, ma in democrazia sa che c'è qualcuno che lo ascolta, no? C'è qualcuno che in qualche maniera cercherà di dare risposta alle sue istanze. Quando questo meccanismo si interrompe anche a livello di percezione, quindi io mi sento marginalizzato, non rappresentato, non adeguatamente ascoltato, immediatamente cerco perlomeno e poi magari trovo altri canali per farmi sentire e inizia questa polemica, questa dialettica, che è quella tipica del populismo, tale per cui evidentemente c'è al potere che cosa? Una oligarchia, una minoranza che ha deciso di non occuparsi dei problemi dei cittadini. E quindi noi siamo i buoni, quelli vessati, quelli che nessuno ascolta, quelli i cui problemi nessuno risolve, e poi ci sono loro che, come dire, ci torchiano, ci sfruttano, godono dei privilegi legati al potere, che, ripeto, è una sindrome tipicamente populista, ma soprattutto è uno schema retorico efficacissimo dal punto di vista comunicativo, una cosa che funziona moltissimo, al di là del fatto che colga o meno un aspetto reale, una degenerazione reale dei sistemi politici e delle democrazie contemporanee. Ripeto, motivo in più per prenderlo sul serio. Nelle proteste di piazza di questi giorni c'è sicuramente anche questo aspetto, no? Il governo che non ascolta i cittadini, però dico, eviterei di confondere un fenomeno politico che ha una sua articolazione con appunto qualcosa di più contingente come può essere una protesta di piazza. Non voglio però rubare tempo al professor Marchi, che so che poi su questi temi è molto, diciamo, molto attento, quindi cioè, Sì, integrerà sicuramente certo. al Io meglio intanto la qualcosa che ho ringrazio cercato di. moltissimo per la sua disponibilità e per il suo intervento. E a questo punto, grazie, grazie ancora. A questo punto passiamo al secondo relatore, che è il professor Michele Marchi, che insomma mi ha coadiuvato fin dall'inizio, sostenuto. Ed è uno dei co-promotori di questo ciclo di incontri. Michele Marchi insegna storia contemporanea, è un docente di storia contemporanea dell'Università di Bologna, dove insegna storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo e anche Political History of European Integration. Si è occupato di storia politica italiana e francese nel secondo dopoguerra e ultimamente ha maturato anche un più recente interesse, per i rapporti tra politica interna e integrazione europea. Numerosissimi sono i suoi studi, cito soltanto la storia politica della Francia repubblicana, scritta insieme a Riccardo Brizzi, e insieme invece a Paolo Pombeni, ha pubblicato La politica dei cattolici dal Risorgimento. Recentissimo un articolo, su temi, di strettissima attualità, Covid-19 caos europeo, ripartenza o finis Europa. Non so se anche da questo prenderà spunto per un intervento che immagino, si concentrerà soprattutto sulla crisi della democrazia rappresentativa, e quindi della democrazia liberale. Prego Michele, e con la preghiera di restare comunque nei 15 minuti per poter poi cercare di dare spazio alle domande Sì, nella parte conclusiva. grazie, grazie Daniele, grazie insomma al professor Caviglia per la sua introduzione e ringrazio subito tutte le istituzioni insomma, che hanno permesso questo interessantissimo webinar e questo ciclo di webinar, quindi Format Europe Direct Siena, la fondazione naturalmente Adenauer. Sede a Roma e le nostre istituzioni universitarie.
Ringrazio poi il collega Alessandro Campi che mi ha citato troppe volte dicendo che nel mio intervento avrei aggiunto molto al suo. In realtà il suo è stato un intervento che a mio avviso ha centrato il punto della nostra riflessione, non solo odierna, ma di tutti i tre seminari. E mi permetto di iniziare la mia riflessione, che sarà appunto un tentativo di affrontare il tema, che è un tema che implicherebbe davvero ben più di 15 minuti, cioè quello della crisi della democrazia rappresentativa all'interno del contesto che possiamo definire euro-occidentale, o ciò che resta di questo concetto, partendo innanzitutto da due considerazioni che ha proprio fatto il collega Campi, che mi sono molto utili per cominciare la mia riflessione. Quando il professor Campi diceva che il populismo è uno stile politico che emerge quando c'è un deficit di rappresentanza reale o percepita, penso che abbia davvero centrato il punto, perché il punto di partenza dal quale iniziare la riflessione è proprio questo, è che oggi la democrazia rappresentativa vive una profonda fase di crisi. A mio avviso, per essere molto chiaro e concreto, è saltato l'equilibrio tra la dimensione liberale e la dimensione democratica. Nel concetto di liberal democrazia, che poi cercherò insomma di definire anche da un punto di vista storico, rimanevano in equilibrio due elementi fondamentali. Diciamo così, quello di democrazia estrema, cioè quello dell'idea del concetto di democrazia come potere illimitato del popolo sovrano, e dall'altra parte il concetto di liberalismo come limitazione di tale potere attraverso la rappresentanza democratica, appunto. Ebbene, se l'Ottocento viene considerato il secolo del liberalismo per certi aspetti, se il Novecento, dopo la lunga e travagliata e tragica guerra dei Trent'anni, arriva con il post-45 a diventare il trionfo per certi aspetti del modello liberal-democratico, credo che oggi questo modello sia entrato definitivamente in una fase di crisi, in una fase di tensione. Per cominciare a definirla, adesso cercherò di entrarci anche da un punto di vista storico, perché questo faccio di lavoro, mi permetto però di fare una citazione, anzi due citazioni, di taglio più, diciamo, di storia delle dottrine politiche. Mi permetto di citare Bernard Manet, che dice al termine di un interessantissimo volume che vi consiglio, Principi del governo rappresentativo, edito dal Mulino, tradotto e edito dal Mulino qualche anno fa, dice nel concludere la sua lunga carrellata: in una Costituzione mista, in cui la miscela è perfetta, scrive il filosofo, si dovrebbe riuscire a riconoscere allo stesso tempo tanto la democrazia quanto l'oligarchia, o nessuna delle due in particolare. Un esame genealogico rivela che il governo rappresentativo è la Costituzione mista del nostro tempo. Questa è la prima citazione che vi lascio. La seconda risale al 1801, fase post-rivoluzionaria. Un adepto di Seyès parla in questa maniera della democrazia rappresentativa, la definisce una aristocrazia elettiva e dice: democrazia rappresentativa è la capacità intellettuale e conoscitiva a rappresentare il legame di fiducia tra elettori ed eletti. Ecco, io penso che se vogliamo capire qualcosa dell'attuale crisi della democrazia rappresentativa, dobbiamo proprio partire da qua, dalla frattura tra questo legame di fiducia tra elettore e eletti. Dicevo, cerchiamo di fissare storicamente qualche punto di riferimento in relazione a questo trionfo del modello liberal-democratico. Io credo che il post-45, nel contesto euro-occidentale, si possa collocare proprio la fase l'apice di questa giuntura virtuosa tra dimensione liberale e dimensione democratica, legata a che cosa? Legata a quella
vi ha fatto riferimento nel suo intervento il collega Alessandro Campi nel suo ultimo intervento, a quell'efficienza capitalistica unita a diffusi modelli di welfare che caratterizza l'Europa euro-occidentale nella fase, nella prima, diciamo, nella prima lunga fase della guerra fredda, al riparo di una sicurezza geopolitica garantita dagli Stati Uniti. Ebbene, il processo di integrazione europea, e qui andiamo verso il passaggio successivo, cioè quello dalla dimensione della democrazia liberale vista da un punto di vista nazionale alla dimensione europea. Il processo di integrazione europea è allo stesso tempo in questo spazio storico-politico attore e risultato concreto di questo processo. Faccio alcuni esempi. L'integrazione europea è decisiva nella gestione dei fondi del piano Marshall, così come nel decollo industriale successivo, che è veicolato dalla libera circolazione di merci, capitali e persone, strettamente connesse con la nascita della Comunità Economica Europea. Spesso lo si dimentica, ma il processo di integrazione europea è decisivo anche per tutti i cosiddetti completamenti democratici. Mi riferisco ai paesi dell'area mediterranea, in particolare Grecia, Spagna e Portogallo, che nel corso degli anni 60 e 70 stanno ancora vivendo, in sistemi dittatoriali o di tipo autoritario. Allo stesso modo, l'integrazione europea è decisiva nell'assorbire il potenziale urto successivo al crollo del muro di Berlino e alla rapida riunificazione tedesca. I primi sintomi, però, della crisi di questo tipo di modello, perlomeno da un punto di vista, potremmo così dire, economico, sono sicuramente da collocarsi alla metà degli anni 70. Probabilmente il collega Mechi tornerà su questo punto, ma è evidentemente quella che in un famoso volume è definita sono definiti i 30 gloriosi, cioè gli anni che vanno dal 45 al 75, segnano una battuta d'arresto in corrispondenza con la cosiddetta crisi petrolifera e comunque l'idea della fine di una crescita continua che sosteneva in maniera importante quel modello di welfare che era così fondamentale per la tenuta di questo modello liberal-democratico. Probabilmente oggi stiamo vivendo ancora l'onda lunga di quella crisi che si è avviata negli anni 70 per quello che riguarda il modello capitalistico, il modello post-industriale. Attenzione però poi che quel passaggio, se quindi lì possiamo vedere la crisi, le radici della crisi economica-sociale di questo modello, il passaggio 89-91, che vede poi con il 2004-2007, cioè con il definitivo allargamento dell'Unione Europea, vede l'irruzione di un altro tipo di crisi di questo modello, più, diciamo così, caratterizzato da una dimensione geopolitica. Non sono mancati, i segnali di crisi espressi a livello europeo. Non sono mancati nel senso che, il referendum, francese su Maastricht del 92, quello sul Trattato Costituzionale Europeo del 2005, il doppio referendum necessario in Irlanda per far passare il Trattato di Lisbona nel 2008-2009 sono segnali di questo passaggio. Il punto però che coagula, a mio avviso, tutta questa crisi è la percezione che le democrazie nazionali perdano il loro contenuto originario. Cito una frase un po' tranchant di un politologo irlandese, Peter Mayer, che dice: oggi le democrazie governano il vuoto, cioè il fatto che comincino ad essere sempre più centrali crisi della rappresentanza, declino dei parlamenti, declino dei partiti, rivoluzione di internet, globalizzazione, deregulation, governance europea. Si pone insomma sempre più accanto a questo disgiungersi tra dimensione democratica e dimensione liberale,
quindi a questa crisi della democrazia rappresentativa. Accanto a questo, si pone un'altra, situazione di crisi, quella di una profonda divergenza tra, potremmo così dire, una dimensione politica nazionale legata a elezioni, programmi, istituzioni nazionali e una serie di politiche che possiamo definire pubbliche, gestite a livello sovranazionale. Insomma, c'è quel disgiungersi, nel concetto anglosassone, tra politics e policies. Quindi accanto allo svuotamento, alla crisi, del rapporto tra liberalismo e democrazia, si, inserisce, per certi aspetti lo svuotamento del luogo all'interno del quale risiede la legittimità politica. Quindi sostanzialmente, vi è questa, introduzione di termini quali global governance, multilevel governance, che segnalano la profonda trasformazione dell'azione politica, che è sempre meno nazionale, sempre più europea e globale, meno pubblica e sempre più compenetrata tra il privato e gli interessi dello stesso. Allora, se questo è il quadro generale, io non ho naturalmente risposte per trovare soluzioni a questo tipo di situazione che, come diceva il collega Campi, denota un malessere profondo del modello democratico. Vi porto però un esempio di come tutto ciò si sta traducendo all'interno di, diciamo, un laboratorio politico che conosco abbastanza bene, che è il laboratorio politico francese, che è il laboratorio politico della Quinta Repubblica Francese, facendovi in questi ultimi 3-4 minuti che dedicherò al mio intervento, l'esempio di come tutto questo quadro alle elezioni presidenziali francesi del 2017 sia venuto, diciamo, sia stato dispiegato sul terreno di quella competizione elettorale. Innanzitutto il modello della Quinta Repubblica è per certi aspetti idealtipico rispetto a questo rapporto peculiare tra dimensione democratica e dimensione liberale. Per certi aspetti la Quinta Repubblica nel 58-62 nasce proprio per volontà del generale de Gaulle nel tentativo di compenetrare elementi di liberalismo rappresentativo con forti doti di plebiscitarismo, di cesarismo, di appello al popolo, mi verrebbe da dire estremizzando, di populismo. L'elezione diretta del monarca repubblicano, la centralità dell'esecutivo incarnato nella persona del presidente, hanno accentuato, se possibile, tale vocazione per certi aspetti populista della Quinta Repubblica, mantenendola però strettamente ancorata alla democrazia rappresentativa. Il voto del 2017 ha fotografato tutto ciò. Il ballottaggio si è svolto tra due candidati, da un lato Marine Le Pen e dall'altro Emmanuel Macron, poi eletto presidente, totalmente avulsi dalla classica architrave distintiva della Quinta Repubblica tra destra e sinistra, per dare un'idea a gollisti e socialisti che aveva articolato il sistema. Insomma, per certi aspetti un ballottaggio populista, badate bene, ecco qui che si congiunge rispetto al tema poi dell'Europa, giocato tutto sul sì o no all'Europa. Da un lato un Macron che diceva esplicitamente più Europa, più ruolo della Francia all'interno dell'Europa, più ruolo geopolitico dall'altra da parte dell'Europa, dall'altra parte Marine Le Pen che diceva al contrario. Ritorno alla nazione, chiusura. Da un lato Marine Le Pen, che ha raccolto l'eredità del padre Jean-Marie, del suo Front National di origine negazionista, protofascista, antimigrazione, securitario, e lo ha trasformato, utilizzando questo meccanismo di dediabolizzazione, in una sorta di idealtipico moderno partito populista, antielitario, eurocritico, portatore di tutti i risentimenti di quella classe media sempre più impoverita e impaurita che ha vissuto in prima persona quello
quella crisi che affonda le radici nel cambio di paradigma della metà degli anni 70. Dall'altra parte è un Emmanuel Macron che scommette sulla dimensione elitaria, fonda un club, non un partito che diventa poi un movimento, scommette di utilizzare le istituzioni della Quinta Repubblica per portare alla guida del paese un'oligarchia che sia competente e rappresentativa, in grado di permettere al paese di riguadagnare le posizioni perse, e di contribuire alla costruzione, badate bene, di una nuova sovranità europea. L'esito lo conoscete, la vittoria di Macron è evidente, in quell'esito però bisogna guardare dentro, perché la maggioranza relativa ha sicuramente scelto il, permettetemi il termine, liberalismo elitario rappresentato da Emmanuel Macron, a scapito, ancora permettetemi il termine utilizzato tra virgolette, a scapito della democrazia populista di Marine Le Pen. Ma quei dati, e ve li leggo rapidissimamente, non sono certo rassicuranti perché mandano un messaggio profondamente antisistemico. 20 milioni di francesi votano Macron al ballottaggio, 10 milioni di francesi votano Marine Le Pen, 12 milioni di francesi si astengono, 4 milioni di francesi votano tra schede bianche e schede nulle. Insomma, per farla breve, su un corpo elettorale di circa 47 milioni di iscritti, 16 milioni hanno scelto di non votare o annullare il voto e 10 hanno optato per la democrazia populista di Marine Le Pen. Insomma, più della metà dell'elettorato ha mandato un chiaro segnale antisistemico. Questo per dimostrare che cosa? E per chiudere il quadro, per dimostrare che, come il collega Campi ha concluso dicendo che in fondo il populismo non è altro che in larga parte una espressione, un riflesso allo specchio della crisi della democrazia rappresentativa. La sfida macroniana del laboratorio francese accetta questo tipo di scontro, ma lo accetta di giocarlo su un terreno dove la dimensione sistemica, per forza di cosa, questi dati dimostrano permane maggioritaria. Quindi la conclusione, poi dopo spero che insomma, affronteremo il tema in maniera assolutamente condivisa e magari scambiando opinioni. Il tema è che cosa ci sarà per quale futuro ci sarà per la democrazia rappresentativa di fronte a questa sfida e quanto forte dovranno essere le risposte per riempire nuovamente di significato questa dimensione rappresentativa della democrazia, per impedire che la dimensione antisistemica non finisca per schiacciarla definitivamente. Ti ringrazio. Bene, grazie Michele per questo intervento che è riuscito in pochi minuti a fornirci un quadro chiarissimo dell'evoluzione di questa crisi che ha interessato non solamente i singoli stati nazionali, ma che è andata anche di pari passo con una crisi del rapporto di fiducia rispetto al processo di integrazione europeo che, come tu dicevi, per una larga parte della sua storia aveva fatto in qualche modo da specchio e da garante della prosecuzione di questo tipo di dinamiche. Poi qualcosa probabilmente si è interrotto e forse proprio a partire dagli anni 70, ma su questo e soprattutto sul tema dell'impatto che l'Europa ha avuto ed ha sulle politiche nazionali di welfare state, un tema che è stato sfiorato sia nella relazione iniziale del professor Campi che in quella del professor Marchi, perché poi ci riporta in qualche modo, soprattutto oggi, al tema del disagio, sarà l'oggetto principale della ultima relazione, quella del professor Lorenzo Mechi. Prima di introdurlo, ricordo a coloro che hanno già formulato le domande che non le ho ignorate, ma semplicemente le riservo per l'ultima parte. Professor Mechi, che abbiamo già avuto
come ospite nella prima occasione, quindi a maggior ragione lo ringraziamo di aver accettato di essere presente anche oggi. Insegna storia delle relazioni internazionali all'Università di Padova, ha studiato i temi del lavoro e delle dinamiche socio-economiche nel contesto europeo e mondiale, che sono state infatti oggetto di alcuni dei suoi lavori, come il volume sull'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la ricostruzione europea, e ultimamente ha anche pubblicato in cotutela insieme a Daniele Pasquinucci un volume dal titolo Integrazione europea e trasformazioni socio-economiche dagli anni 70 a oggi. Prego quindi Lorenzo di prendere la parola. Grazie Daniele, grazie di nuovo. L'ho già detto una settimana fa, ma da tutta l'organizzazione sono molto onorato di partecipare a questo tipo di eventi. E grazie ancora di più, se mi posso permettere, ai due colleghi che mi hanno preceduto, perché hanno fatto delle relazioni veramente molto interessanti e illuminanti. La cosa che mi dispiace un po' è che in qualche misura dovrò tornare un po' sulle stesse. Su alcune delle stesse argomentazioni che hanno utilizzato loro, in particolare le cose che vado a dire hanno molti punti in contatto con la relazione che mi ha appena preceduto, quella di Michele Mari. Insomma, dovrò più o meno ripercorrere in qualche modo le tappe che Michele ha già ripercorso, toccando alcuni temi molto simili, anche se cercherò di dire qualcosa di meno e qualcosa di più. Spostare leggermente il focus della relazione. No, è inutile che stia a reintrodurre, a ridire qualcosa sull'importanza del tema che propone questo incontro, l'incontro di oggi, questo rapporto, diciamo, fra demos e sovranazionalità europea, come scritto nel titolo, insomma, questa idea che vi sia una sorta, o che vi sia oramai almeno una sorta di contrasto fra la realizzazione, fra il pieno funzionamento della democrazia e la partecipazione e l'essere parte del processo di integrazione europea, se vogliamo comunque delle istituzioni europee di oggi. È vero che, insomma, è stato abbondantemente detto che ci sono oramai forze politiche, penso in quasi tutti i paesi dell'Unione, se non in tutti, che parlano esplicitamente di lasciare l'euro, nel caso dei paesi che ne fanno parte, o di lasciare addirittura l'Unione Europea, e che in almeno un caso questo tipo di programma politico poi ha portato, è stato effettivamente realizzato, ovviamente nel caso della Brexit. So che in scienza politica esiste ormai una corrente di pensiero nella disciplina politica, una corrente di pensiero che vede in questo, nel rapporto con l'Europa, oramai una sorta di cleavage, come si dice, una sorta di elemento politico consolidato, tipico un po' di tutti i sistemi politici europei, Europa o non Europa, fondamentalmente. Non mi pare, ma può darsi che mi sbagli, che in Italia nessuna delle forze politiche italiane abbia mai preso posizioni ufficiali in questa direzione, nella direzione di abbandonare l'euro e tantomeno l'Unione Europea, ma certamente esponenti politici singoli lo hanno fatto e ve ne sono ancora e sono certamente presenti nel nostro Parlamento, soprattutto appartenenti ad alcune forze politiche. Ritengo, come hanno detto i due colleghi che mi hanno preceduto, che ovviamente vi siano delle giustificazioni, come dire, che questi argomenti, laddove ci sono, non siano poi totalmente campati in aria. Personalmente non li condivido, ma ne capisco, credo di capirne bene, insomma, le radici e le giustificazioni di fondo. Ci sono elementi sicuramente di natura istituzionale, il famoso, quello che è stato sempre a lungo chiamato il deficit democratico della Comunità Economica Europea e poi dell'Unione Europea, cioè il fatto che su tutta una serie di elementi del processo decisionale non vi sia un controllo democratico sufficiente, se vogliamo, il Parlamento europeo, quella che dovrebbe essere l'istituzione democratica per eccellenza, naturalmente non è sempre coinvolto in modo adeguato in tutte le decisioni, se vogliamo. O il fatto che comunque talvolta vi sono delle decisioni magari che sono state prese in modo condiviso, ma che comunque figurano o vengono percepite come una sorta di offese, se vogliamo, alla volontà popolare che sarebbe evidentemente opposta. Basta pensare cose degli ultimi anni, degli ultimissimi anni,
tutta la vicenda attorno alla crisi migratoria, soprattutto la crisi migratoria e attorno alla questione del diritto di asilo, della cosiddetta convenzione di Dublino, l'idea di in qualche misura di riformare questo tipo di regole, insomma. Ci siamo a lungo avvitati in un dibattito che al momento non ha dato luogo a nessun tipo di esito, che non ha portato a nessuna soluzione. E più di tutti, però, mi pare, e poi io scenderò su questi aspetti qua, che alla fin fine siano le regole, le decisioni, quello che viene deciso a livello europeo in materia di politica economica, di politica socio-economica, se vogliamo, in diversi sensi. Da una parte, appunto, l'assenza di un controllo democratico diretto, soprattutto su alcuni organismi che poi prendono decisioni importanti, come la Banca Centrale Europea, la stessa Commissione Europea, in qualche misura, o la Corte di Giustizia in alcune sue decisioni degli ultimi anni, che hanno suscitato reazioni abbastanza importanti, nel senso che sono state ritenute come delle decisioni, delle posizioni, delle sentenze assai impopolari. Secondo luogo, il fatto che, è altra cosa abbastanza conosciuta e abbastanza, come dire, che rientra molto nella vulgata popolare contro l'Unione Europea, il fatto che proprio in virtù di questo suo processo decisionale molto articolato e spesso e volentieri, in qualche misura opaco, le decisioni europee siano facilmente permeabili all'azione di gruppi di interesse, di lobbying di vario tipo, e quindi in qualche misura che sfugga in buona parte il loro risultato, quello che ne esce a un controllo democratico effettivo. Ma a mio avviso l'aspetto che poi ritengo, che tutti questi elementi ci sono, tutti quelli che ho detto, ma credo che l'aspetto che ha innescato questa sorta di impopolarità che caratterizza oramai da un po' di anni molta parte dell'atteggiamento dell'opinione pubblica in vari paesi europei verso l'Unione Europea sia dipesa, a mio avviso, soprattutto dalle linee generali di politica economica o socio-economica di cui l'Unione Europea si è fatta oramai da tempo portatrice. Ora, io, come diceva Michele Marchi, ho una formazione di storico, per cui sono, come dire, mi viene facile cercare di rispondere ai problemi magari anche molto legati agli affari correnti, guardando un po' all'esperienza storica. E se guardo al processo di integrazione europea, a partire dagli anni 50, quando sono state create le comunità europee, la comunità del carbone e dell'acciaio e poi la comunità economica europea, io vedo che ci sono, da un punto di vista molto molto generale, delle linee generali di politica economica o socio-economica, che ci sono fondamentalmente due fasi molto chiaramente distinte. C'è una prima fase che va dagli anni 50 agli anni 70, un momento, uno spartiacque, come è stato detto appunto anche da Michele nella relazione precedente, in cui fondamentalmente la CE, la Comunità Economica Europea, è una struttura fondamentalmente funzionale al consolidamento democratico all'interno degli Stati membri. Mi riferisco alla democrazia sostanziale, non quella formale che è scritta nelle Costituzioni. Democrazia sostanziale nel senso che il mercato comune europeo in quegli anni contribuisce alla sua progressiva liberalizzazione dei cambi fra i paesi europei, contribuisce a far crescere economia, a generare ricchezza, a generare risorse, a metterle a disposizione degli Stati membri, che in qualche misura le reinvestono in, appunto, investimenti produttivi all'interno, che danno quindi lavoro alle persone, tanto che va verso una tendenziale piena occupazione nel corso degli anni 60, e soprattutto a costruire, nella costruzione dei sistemi di welfare nazionali, che di per sé migliorano il benessere dei cittadini, quindi tendenzialmente li liberano dai bisogni essenziali e li spingono verso una condizione di maggiore uguaglianza, che in vario modo contribuisce alla realizzazione, a una loro maggior partecipazione alla vita sociale e in qualche misura politica all'interno dei paesi membri, e quindi in qualche misura a una maggiore realizzazione della democrazia, se vogliamo. C'è uno slogan, una
riguardo a questa fase, quella che Michele ha ricordato come i 30 gloriosi, un'espressione tipica che indica appunto che la crescita economica e la crescita anche sociale e di benessere di quegli anni, o un'altra espressione è quella della Golden Age, dell'età dell'oro, un'altra ancora è quella che caratterizza sempre quella fase che si ritrova in testo di Robert, oramai storico, che dice in quella fase convivono Keynes a casa, vale a dire politiche di investimento, di intervento attivo nell'economia a livello nazionale, e Smith all'estero, vale a dire un processo di liberalizzazione che alimenta, che permette di far crescere ulteriormente le economie nazionali e che alimenta proprio quelle politiche sociali interne che danno, che contribuiscono al rafforzamento della convivenza civile, della coesione sociale e quindi in ultima analisi anche della democrazia. Cioè c'è una sorta di sinergia positiva fra integrazione europea, crescita, benessere e realizzazione democratica. A partire dagli anni Ottanta, quella che mi sembra di poter identificare come la seconda fase, complice anche trasformazioni del contesto economico internazionale, tutta una serie di trasformazioni anche di altro tipo, ma nasce, comincia a delinearsi una nuova formula. È un livello di liberalizzazione economica a livello europeo molto più profondo del passato, la creazione del mercato unico, poi dopo la moneta unica, e la contestuale abolizione o anche semplicemente l'incompatibilità nella nuova condizione di tutta una serie di strumenti, di politiche, soprattutto di carattere redistributivo, incluse quelle legate appunto, connesse con il welfare state, che in passato gli stati potevano utilizzare e che ora non possono utilizzare più. Tutto questo senza che a tutto ciò corrisponda lo sviluppo di una dimensione sociale europea alternativa sufficientemente robusta da sostituire adeguatamente la progressiva erosione delle politiche sociali nazionali. Cosicché se è vero che in questi anni si ha un grande sviluppo tra gli anni 80, soprattutto 90, di legislazione europea in materia sociale che prima non c'era stata, l'intervento della settimana scorsa, quello di Enna, avevo menzionato il meccanismo del dialogo sociale europeo, ma potremmo fare tantissimi altri esempi, la Carta dei diritti sociali del 1989, la strategia per l'occupazione del Trattato di Anse dal 1997 e tante altre cose successive e anche tutta una serie di aspetti di legislazione più spicciola europea, tutto questo non compensa l'erosione e il progressivo sgretolamento dei sistemi di welfare nazionali. Se si pensa a tutti i vari innalzamenti dell'età pensionabile, tagli a sanità, pensioni, scuola, introduzione il più possibile del ruolo dei privati all'interno di tutto questo, deregolamentazione in generale del mercato del lavoro che porta all'aumento del precariato, riduzione del livello di sindacalizzazione, tutti elementi abbondantemente promossi dalla stessa Unione Europea attraverso il patto di stabilità, quindi la moneta unica o i patti che gli sono succeduti e le regole del mercato unico. Oltretutto questo tipo, gli aspetti di politica sociale sviluppati a livello dell'Unione Europea non compensano anche perché sono aspetti che sono strutturalmente deboli, nel senso che gli sviluppi sociali che caratterizzano l'Unione Europea fra gli anni, a partire dagli anni 80, poi gli anni 90, ma fino anche ai primi anni 2000, hanno tutti la caratteristica di non essere mai basati su impegni di spesa o investimenti diretti, ma tendenzialmente più sulla creazione di regole o procedure che dovrebbero poi a loro volta portare a decisioni, ma che spesso stentano, oppure all'affermazione di diritti sociali, magari anche importanti e rilevanti, ma che poi stentano regolarmente a venire applicati perché impattano nei paletti del patto di stabilità. E dall'altra parte, anche laddove si hanno dei tipi di novità che configurano degli interventi tendenzialmente più attivi, sono comunque tutte politiche sociali che non hanno un intento redistributivo, ma sono tendenzialmente sempre subordinate alle logiche di mercato. Io prendo soltanto un esempio e dopo su questo chiudo. Dopo faccio una piccola chiosa finale e chiudo. Prendo soltanto un esempio, quella che venne chiamata la strategia di Lisbona, perché approvata nell'anno 2000 al Consiglio Europeo di Lisbona, che suscitò
grandi aspettative all'epoca, era tutta incentrata sul potenziamento della mobilità e dell'adattabilità del lavoro attraverso il potenziamento dei sistemi di istruzione, formazione, nell'idea di creare un meccanismo che aggiornasse regolarmente le competenze dei cittadini europei per mantenerli costantemente appetibili sul mercato del lavoro. Nell'idea che il mercato del lavoro era qualcosa di dato e che non si poteva intervenire su quello, si poteva però cercare in ogni modo di adattarvi appunto i cittadini. E lanciandosi poi in quello stesso documento varato a Lisbona in proclami, in obiettivi che si sono rivelati fin dall'inizio assolutamente non credibili e irraggiungibili, tipo l'idea di fare in 10 anni dell'Europa l'economia più competitiva, l'economia della conoscenza, si diceva proprio perché incentrata sull'istruzione e formazione più competitiva del mondo, appunto entro il 2010, e di raggiungere la piena occupazione entro lo stesso 2010. Assolutamente neanche lontanamente sfiorate. Quindi è stato, secondo me, questo mix di politiche restrittive da una parte che hanno impattato sulle politiche sociali nazionali abbondantemente, sgretolando quindi uno degli elementi della coesione sociale, quindi della vita democratica dei paesi, e dall'altra parte politiche sociali europee vaghe e velleitarie che non hanno minimamente compensato quello che è successo. Tutto questo ha giocato altamente a sfavore della popolarità dell'Unione Europea, soprattutto dopo che con la crisi del 2008 si è continuati imperterriti su questa linea, con le varie raccomandazioni a mantenere i parametri di bilancio, a non sforare il patto di stabilità o il fiscal compact, tutto quello che vogliamo, provenienti dall'Unione Europea, che hanno creato fondamentalmente problemi più che risolverli. Qual è l'uscita da tutto questo? Ovviamente non lo so, prendo l'ultimo minuto per dire questo, voglio che sia chiaro che, come dire, questa è una visione che io ho, che mi sembra realistica, insomma, che si basa poi, insomma, su quelle che su queste sono le mie idee, diciamo, voglio che sia chiaro che non vedo affatto una soluzione nell'uscita né dall'euro né dall'Unione Europea. Nel senso che, vabbè, la storia ci insegna che le soluzioni autarchiche tendenzialmente non portano a nulla di buono, ma in linea generale non ritengo proponibile pensare che si possa, ad esempio, riproporre una situazione, ricostruire una situazione come quella che ho detto della Golden Age, degli anni 50, 60, fino agli anni 70. Non c'era la moneta unica, non c'era il mercato unico all'epoca, ma c'erano anche tutta una serie di altre condizioni strutturali che oggi non ci sono più, eh? C'era un sistema economico diverso, una struttura produttiva completamente diversa, l'economia fordista basata sulle grandi fabbriche, che fra l'altro, dico questa cosa, che fra l'altro produceva anche un sindacalismo molto forte, radicato e influente, che alimentava i grandi partiti di massa, che erano, se vogliamo, forse quelli, dal punto di vista della realizzazione della democrazia, i veri pilastri di quegli anni. I partiti di massa non soltanto delle sinistre socialiste e comuniste, ma anche di ispirazione cattolica o cristiana in generale. Tutto questo non c'è più, ok? Quindi dubito che si possa ricostruire una situazione come quella. Credo che l'unica via sia cambiare l'Europa, eventualmente con riforme istituzionali che democratizzino ulteriormente il processo decisionale, ma soprattutto con un cambiamento poi nelle politiche sostanziali. E se posso dire una piccola nota, diciamo, di ottimismo finale, tutto sommato con la crisi Covid, che certamente sta facendo tanto male, e con molte distinzioni e con molti forse, però forse qualche cosa da Bruxelles è cominciato, un qualche cambiamento è cominciato a venire fuori. Non nella rapidità di risposta, questo no, ne convengo pienamente, ma qualche elemento, se verrà finalmente approvato il cosiddetto Recovery Fund, il Next Generation EU, come si chiama appunto il Recovery Fund ufficialmente, questa idea di essere finanziato attraverso l'emissione di titoli di debito europei e comunque mettere a disposizione una quantità di risorse tutto sommato importante, può essere un primo passo avanti verso un cambiamento. Grazie, se ho preso qualche minuto in più, mi fermo qua e naturalmente se ci sono questioni. Dunque, tanto grazie per questo intervento che è stato chiarissimo nel tracciare un quadro dell'evoluzione storica, diciamo di quello che è stato l'atteggiamento
o meglio, il ruolo delle comunità europee e poi dell'Unione Europea nell'incidere in maniera positiva fino a più o meno al tornante degli anni 70 e poi in maniera più negativa negli anni successivi sulla gestione del welfare state a livello nazionale. E mi sembra un tema assolutamente centrale anche per quanto riguarda le difficoltà che stiamo attraversando oggi, che come dicevi nell'ultima parte del tuo intervento, probabilmente potrebbero forse pure essere uno stimolo per un qualche cambiamento. E in questo senso mi posso anche ricollegare ad una delle domande che ci sono pervenute e in parte alla quale hai risposto nell'ultimo minuto del tuo intervento. È una domanda che giro anche a Michele Marchi. La crisi del welfare state è anche un problema di risorse economiche disponibili, un problema che a quanto pare, secondo colui che ha posto la domanda, il Consiglio europeo non può o non vuole affrontare. Quali riforme istituzionali dell'Unione europea potrebbero rispondere efficacemente a questa criticità? Ma forse direi che in questo senso effettivamente un cambio di passo sembra esserci stato, poi certo la tempistica sullo stanziamento dei fondi è ancora un po' discutibile, però non so se siete d'accordo sul fatto che forse in questo caso, mai come si assisteva, diciamo mai come negli ultimi anni, forse in questo caso l'Unione Europea ha almeno inizialmente dato l'impressione di essere in grado di rispondere a questa sfida e anche di togliere un pochino il terreno sotto i piedi, tagliare l'erba sotto i piedi diciamo a quei movimenti schiettamente anti-europeisti che hanno sempre rimproverato l'inazione delle istituzioni europee rispetto a problemi di questo genere. Chi vuole rispondere Io prima su questo? ho una cosa la volevo dire, se è possibile. Poi... Dai, vai. Sì. Intanto volevo ringraziare Lorenzo per il suo intervento che, come immaginavo, invece si è ben compenetrato e non è stato per nulla, non ha per nulla, anzi, ha aggiunto tantissimi spunti. Non so se mi si vede perché vedo una... un po' scuro, non so cosa sia successo alla telecamera. Ah, Si vede bene, ma non sei è un po' comunque scuro, sì, fondamentale, sei un l'importante è che po', mi si insomma, senta. mi si E intuisce, ecco, volevo dalle sue ricollegarmi parole. proprio alle conclusioni di Lorenzo e a questa domanda sul discorso del welfare europeo per una riflessione. Ha perfettamente ragione Daniele Caviglia quando afferma che c'è stato uno scatto, probabilmente poste sul baratro le istituzioni europee, ma in realtà poi facciamo attenzione quando diciamo le istituzioni europee, perché io credo che alla fine lo scatto ci sia stato essenzialmente perché c'è stato uno scatto da parte dell'asse franco-tedesco, e quindi c'è stato da parte della coppia Merkel-Macron, che non a caso più o meno ha dettato quasi nel dettaglio quello che poi è stato ripreso da Ursula von der Leyen, che poi è diventato il Recovery Fund o appunto Next Generation EU. Io credo che questa grande sfida che giustamente Lorenzo Amechi poi ha cercato di per certi aspetti concettualizzare in questa idea degli Eurobonds o comunque di una qualche forma di comunitarizzazione del debito, sia la strada, sia la via d'uscita. Il punto però è che bisogna, a mio parere, essere conseguenti, cioè bisogna trarre le considerazioni politiche e istituzionali che vanno di pari passo con questa scelta, questa strada, e questo significherebbe istituzionalizzare assolutamente un'Europa a differenti velocità. Perché con questa Europa a 27, a mio parere, divisa tra più o meno frugali da un lato, più o meno antiliberali dall'altro, la comunitarizzazione del debito non la si fa.
Questo insomma è il mio punto di vista, però da osservatore, ecco, poi potrò essere smentito. Di recente Christine Lagarde in una intervista rilasciata a Le Monde ha detto qualcosa di piuttosto rivoluzionario, cioè ha detto oggi lo strumento del Recovery Fund è funzionale a cercare di affrontare la crisi pandemica, bisognerebbe discutere la sua possibile istituzionalizzazione. Dice come strumento aggiuntivo, ha detto testuali parole, da mettere dentro alla cassetta degli attrezzi europei. E sostanzialmente ha detto, parafrasato quello che il professor Mechi ha detto prima, in riferimento agli Eurobond. E la conseguenza però di questo è uno scatto, un salto di qualità della dimensione istituzionale, perché ripeto, con l'Europa così com'è strutturata oggi, quel tipo di passaggio lì non lo si potrà fare. Allora, l'unica soluzione che mi viene in mente è la famosa Europa più velocità, forse sarà perché la mia formazione sui temi europei viene dal contesto francese, dove questo tema è stato più volte teorizzato. Magari ci saranno altri strumenti, però posso essere quasi certo, e credo che anche i colleghi la pensino da questo punto di vista allo stesso modo, che con la struttura istituzionale così com'è, con i veti contrapposti, sarà complicatissimo poter arrivare ad una scelta di questo genere. È evidente che una scelta di questo genere necessita di un salto di qualità paragonabile a quello che era stato fatto dalla Commissione dell'Or, Consiglio europeo di Milano dell'85, conferenza intergovernativa, atto unico europeo, che è stato un salto in avanti al quale alcuni dei paesi non hanno partecipato. È evidente che credo che serva qualcosa di simile in questa direzione. Un'ultima cosa, poi c'era una domanda relativa allo Stato, il concetto hegeliano di Stato. Sì, Egliano. naturalmente io non sono uno storico delle dottrine, mi permetto però di dire che il concetto di Stato hegeliano è un concetto di Stato etico. L'idea dello Stato sovrano, così come lo decliniamo, è sicuramente storicamente centrato nella dimensione ottocentesca e nella centralità della borghesia imprenditoriale e liberale. Lascio la parola naturalmente a Lorenzo. Lorenzo. Sì, beh, sì, diciamo che condivido ovviamente quello che dice Michele, nel senso che è chiaro che se si dovesse riuscire ad andare nella direzione che abbiamo detto, insomma, di una condivisione anche di tutta una serie di strumenti di politica fiscale, chiaramente la conseguenza, o meglio anche la precondizione, se vogliamo, per poter gestire quel tipo di strumenti sarebbe una riforma istituzionale importante e probabilmente l'Europa più velocità, che è appunto un'ipotesi che insomma esiste da tanto tempo, potrebbe essere una soluzione per governare appunto questo tipo di novità. Io vedo, vorrei però collegarmi a un altro aspetto, no, della domanda da cui è partita questa discussione, a cui ha risposto il discorso di risorse economiche disponibili. Ma io non credo che manchino le risorse economiche disponibili. Cioè, io vedo nel mondo in generale, figuriamoci, ma anche in Europa, lo dicevamo la settimana scorsa, lo diceva Giuliano Garavini in uno degli interventi della settimana scorsa, del webinar della settimana scorsa, vedo una grandissima crescita delle disuguaglianze in Europa, ma non vedo mica una riduzione, se vogliamo, della ricchezza generale. Sì, la crisi economica certamente non fa bene alla ricchezza generale, ma non mi pare che manchino le risorse per poter alimentare nuovamente delle forme di welfare rimodernate, riadeguate ai tempi, tutto quello che vogliamo, e anche delle forme di intervento più marcato in certi meccanismi dell'economia, a partire dal mercato del lavoro, a partire da tutta una serie di investimenti che possono essere anche guidati dal pubblico. Lo so che veniamo da 40 anni di politiche economiche in cui tutte queste cose appaiono tabù, ma le crisi economiche
hanno tanti difetti perché generano sofferenza, ma hanno anche il pregio di rismuovere le acque e aprire magari prospettive che magari a lungo sono apparse in qualche modo come impossibili da perseguire. Credo che non sia un problema di risorse economiche. L'Europa, l'Unione Europea è certamente una delle aree più ricche del mondo. Sarà in declino la concorrenza cinese, tutto quello che vogliamo, ma rimane ad oggi una delle aree più ricche del mondo ed è anche una delle aree che, se si muove in modo coeso sui temi dell'economia mondiale, può avere anche un grande impatto nel ridisegnare le regole economiche internazionali. Voglio ricordare una cosa che è accaduta una ventina di anni fa e poi è rimasta sempre nell'aria, ma non è mai stata poi più portata avanti in modo sistematico, anche se oggi se ne hanno molti echi parlando della concorrenza cinese. Ma quando fu creata l'Organizzazione Mondiale del Commercio alla fine degli anni 90, vi fu una lunga campagna per cercare di far inserire come obbligatorio nei trattati commerciali internazionali la cosiddetta clausola sociale, vale a dire il rispetto di alcuni standard sociali e lavorativi irrinunciabili. Quella clausola fu portata avanti dall'amministrazione Clinton, scusate, quella battaglia fu portata avanti dall'amministrazione Clinton e da alcuni paesi europei come la Francia e qualcun altro. Ma non vi parteciparono tutti i paesi europei, perché alcuni avevano interesse a non farla passare, perché vi erano una serie di interessi economici ad essi legati, e la clausola non passò. Voglio dire, se l'Unione Europea comincia a muoversi con tutta la sua massa, dal punto di vista economico, massa ne ha decisamente, per cercare di cambiare le regole del sistema economico internazionale, probabilmente qualcosa si può portare a casa anche da quel punto di vista, e questo può permettere di agire in modo più, come dire, più sereno anche nel riportare, ritirare su, ricostruire politiche di welfare che possano ridare coesione sociale e in qualche modo, se vogliamo, democrazia. L'altra cosa che leggevo in uno degli nella chat generale riguardo al timore di un'eccessiva pressione fiscale, io voglio dire questo: in occasione dell'altra, della più grande crisi economica della storia del capitalismo mondiale, vale a dire quella degli anni 30, nacque negli Stati Uniti una esperienza politica, quella del New Deal, in cui furono inserite tutta una serie di novità, tutta una serie di sperimentazioni in materia di politica sociale, non tutte di successo, ma che è rimasta comunque e in qualche modo ancora oggi viene richiamata come uno dei punti di riferimento fondamentali, come viene usato oggi, faremo un nuovo New Deal oppure un New Deal per l'Europa, diciamo, è rimasta un'espressione molto corrente in chi tra coloro che si occupano di queste cose. Ecco, il New Deal aveva introdotto un livello di tassazione sui grandi patrimoni e sulle grandi rendite che sfiorava in qualche caso il 90%, oltre una certa soglia. Ed erano gli Stati Uniti, era un sistema capitalista, era il cuore del capitalismo mondiale. Voglio dire, anche parlare di tassazione elevata potrebbe smettere di essere un tabù e potrebbe riaprire prospettive che appunto ci eravamo dimenticati, ma che sono sicuramente alla base. Sì, no, ci sono due minuti, però devo chiedere alla dottoressa Scordino quale deve essere la gestione di questi ultimissimi minuti. Probabilmente si vorrà anche richiamare l'attenzione sui prossimi appuntamenti. Vengo per dirle che comunque possiamo sforare qualche minuto, quindi prendetevi ancora qualche minuto per evadere le ultime richieste di approfondimento domani. E poi domanda sull'Europa. C'era una domanda sull'Europa, dicevi Michele? Velocità che vedo nella chat. Ah sì, quali sono i paesi che eventualmente si opporrebbero ad un'ipotesi del genere? D'accordo, allora rispondi. Sì, mi sembra una domanda interessante. Per certi aspetti l'Europa a più velocità già esiste, nel senso che l'Unione Europea è già un'Europa per certi aspetti a cerchi concentrici, ci sono, sappiamo benissimo, paesi, ad esempio, per farne un esempio anche piuttosto banale, che condividono la moneta unica e altri che non la condividono. Il Regno Unito, insomma, che sta completando la sua uscita, aveva già una serie di cosiddetti opt-out e quindi stava dentro ad alcuni cerchi e ad altri stava fuori. Il punto, a mio parere, fondamentale è che
nell'ultimo decennio ad una crisi importante che sta vivendo la Francia all'interno dell'asse franco-tedesco, era, diciamo, parallelamente si è osservato una crescita ulteriore dell'importanza non solo economica ma anche politica della Germania, appunto riunificata. Mi pare che questa crisi abbia definitivamente spinto la Germania a non essere più leader riluttante all'interno del contesto europeo. Cioè, finalmente, a mio parere, sono stati superati una serie di anche di barriere di carattere storico legate appunto al passato, che hanno portato definitivamente la Germania a svolgere un ruolo di leadership. Ecco, io credo che la Germania potrebbe guidare, assieme alla Francia, in questo asse franco-tedesco, che però a mio avviso oramai è un asse franco-tedesco a guida tedesca, mentre per lunghi anni nella storia del processo di integrazione europea la dimensione economica, di forza economica della Germania era indiscutibile, ma diciamo così la politica stava a Parigi, la leadership politica. Ecco, io credo che la Germania potrebbe sicuramente farsi portatore di un discorso di questo genere. I cosiddetti frenatori, io credo che se vi è qualcosa di buono nella Brexit, non sia tanto nel fatto che se ne va il paese frenatore, non credo tanto un po' a questa retorica, io credo che se ne vada l'alibi per non fare un certo tipo di scelte, nel senso che sicuramente Londra su molte politiche è stato paese frenatore, ma è stato anche l'alibi dietro al quale ci si nascondeva per motivare non avanzamenti che in realtà poi se si andava ad osservare un po' più da vicino magari erano funzionali a scelte di altri paesi e che non erano necessariamente legati al Regno Unito. Quindi l'alibi del Regno Unito non dovrebbe più esistere, non dovrebbe più esistere la copertura che il Regno Unito dava, ad esempio, ad una serie di paesi della cosiddetta Nuova Europa, per non parlare del legame con l'Olanda, che comunque ha avuto un peso, e di conseguenza credo che ci sarebbero tutti i presupposti. Credo che però serva un elemento decisivo, che è la volontà politica per fare questo passaggio, per spiegarlo alle popolazioni nazionali, che è un passaggio fondamentale, perché io credo che quel discorso che abbiamo prima fatto sul populismo, sulla rottura del rapporto tra liberalismo e democrazia, come giustamente diceva Lorenzo, sia anche molto legato alla scomparsa dei grandi partiti di massa che svolgevano questa opera pedagogica nello spiegare tutta una serie di passaggi che evidentemente oggi con i mezzi di comunicazione nuovi, con la velocità di internet, sono per forza di cose più complicati da mantenere, che però hanno svolto un ruolo fondamentale, e credo che quindi a quel punto spetti a Berlino prendere in mano la leadership politica di questa possibile diciamo svolta istituzionale. Non a caso il semestre di presidenza tedesco prevedeva anche una conferenza proprio sull'evoluzione istituzionale dell'Europa, che a causa della crisi del Covid probabilmente verrà spostati in avanti. Grazie mille Michele, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa Lorenzo, oppure passiamo all'ultimissima domanda che dobbiamo però evadere in tempi rapidissimi. Vuoi aggiungere qualche cosa su questo? Dai, passa, dai. No, no, mi sembra che siano le... No, no, mi sembra che Michele abbia già detto tutto. Ci sono... L'Europa a più velocità esiste. Poi Esatto. praticamente da quando esiste, da quando è entrata la Gran Bretagna è esistita l'Europa a più velocità. Per cui voglio dire, non mi pare che ci siano, e poi non soltanto la Gran Bretagna, insomma, non mi pare ci siano ostacoli di questo tipo. Chiaramente andrebbe istituzionalizzata, se vuoi formalizzata. Se un nucleo di paesi intende a veramente la volontà, magari guidato dai paesi maggiori,
la Germania in primo luogo di andare avanti con un livello di integrazione superiore a quello di adesso in una serie di materie strategiche, io ripeto, le politiche economiche e fiscali lo sarebbero, ovviamente sono convinto che ha tutta la possibilità di farlo. Insomma, no? Le istituzioni le si piegano, le istituzioni hanno il carattere, come dire, di rendere rischiose determinate scelte politiche, di renderle più solide, ma se c'è una forte volontà e nei casi delle crisi economiche spesso volentieri. Assolutamente. Allora, l'ultimissima domanda alla quale rispondiamo in maniera telegrafica. Spesso quando si parla di Unione Europea si intende anche logica dei blocchi. È giusto fare dell'Europa un blocco contrapposto, ad esempio alla Russia e alla Cina? Rispondo prima io su questo perché è un tema che mi sta molto a cuore. In maniera più che telegrafica, sì, a mio avviso è giustissimo in questa fase. Non so se un domani si potrà pensare di avere delle economie, come dire, molto più complementari, ma in realtà l'Europa, la comunità europea nasce come blocco economico ed è ancora oggi, in teoria almeno, il più grande blocco economico e commerciale che esiste al mondo. E quindi, anzi, noi continuiamo a sottovalutare anche nella crisi dell'Europa quello che è stato l'impatto negativo della Cina e dell'ingresso della Cina nel WTO, non abbastanza regolamentato e disciplinato, come diceva anche Lorenzo. Abbiamo perso delle occasioni e abbiamo continuato a perderle. L'altra volta ho ricordato il TTP, che per me è stata una grande occasione persa. Certo, in questo momento noi come europei dobbiamo difenderci in qualche modo e fare questa battaglia, se possibile, in maniera unita, coesa, ma certamente salvaguardando in primo luogo i nostri interessi. Su questo sono molto chiaro. Volete aggiungere qualche cosa velocemente su questo? Solo telegraficamente, io la vedo dire così, che secondo me si sarebbero gli spazi odierni in questa fase di profondo rimescolamento e di ritorno determinante delle dinamiche anche regionali per un ruolo forte anche di matrice geopolitica da parte dell'Europa, che peraltro dovrebbe andare di pari passo insieme a quello economica, e credo che sia una finestra di opportunità che si è aperta all'indomani della fine della guerra fredda, che è stata sottovalutata e che ha visto una minorità europea impressionante. Non stiamo qua ad elencare dalla guerra, dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia fino alla divisione dell'Europa sulla guerra in Iraq, per citarne solo due, e che credo definitivamente, anche alla luce di una chiara scelta geopolitica differente da parte degli Stati Uniti, dovrebbe finalmente indurre l'Europa a prendere in mano anche una chiara dimensione geopolitica che innanzitutto è, prima di tutto, mediterranea. Assolutamente. Lorenzo, chiudi te. Chiudo io su queste cose, su questo. Beh, se avete già detto tutto voi, posso soltanto aggiungere una cosa, che l'Europa la si può e anzi secondo me la si deve criticare da tanti punti di vista, come oggi e anche come è stata in molti appunto in passato. Temo però che non ci siano alternative che tenercela, perché i singoli paesi, nessuno dei singoli paesi europei ha il fisico per poter avere un qualche, per poter difendere adeguatamente i propri interessi o far valere i propri valori, i propri principi, se vogliamo parlare di politica più alta a livello della politica internazionale, da solo. Ce n'è uno che può avere vagamente un qualche impatto, che è la Germania, in virtù di tutte le cose, della forza che ha e di tutto quello che sappiamo. Temo che la Francia non lo abbia più, temo che la scelta britannica di uscire dall'Unione Europea sia stata una scelta totalmente scellerata, ma questo, quando si decidono le cose su un sì o un no al referendum, purtroppo vengono fuori scelte che non sempre sono forse le più oculate, ma poi questo è il mio parere. Certamente non c'era l'Italia, la stazza per avere un'influenza di questo tipo, per cui l'unica cosa è tenercela e magari... Assolutamente d'accordo, mi sembra la conclusione migliore. Io vi ringrazio moltissimo per la partecipazione fino all'ultimo a questo incontro, che mi auguro abbia riscontrato
anche l'interesse di tutti i numerosi partecipanti, e lascio la parola alla dottoressa Sì, Scordino esatto, grazie per professore. Purtroppo il concludere e tempo è per tiranno, il ricordarci tema è di anche lui. grandissimo interesse, però purtroppo il tempo è tiranno e dobbiamo chiudere. Meriterebbe sicuramente più tempo, ma non, i limiti dei webinar online sono questi, però sicuramente in primis vorrei ringraziare tutti voi per che avete confermato, insomma, il grande successo di questo webinar, esattamente come quello di apertura. Invito tutti i partecipanti, ricordo che il prossimo appuntamento sarà giovedì 12 novembre e si parlerà dei nemici della democrazia liberale nello spazio euroatlantico. Vi invito a fare l'iscrizione per tempo, quindi entro l'11 novembre, alle 20, per evitare poi questi inconvenienti che si sono creati, ripetuti anche oggi, con accesso come ospiti che non può essere tracciato e quant'altro. Mi corre l'obbligo di fare una piccolissima rettifica barra precisazione rispetto a quello che ho detto prima sull'attestazione. Più che l'attestazione della presenza, viene attestata l'iscrizione, ovviamente, perché essendo un'attività online e non in presenza non possiamo attestare la partecipazione di ciascuno di voi, ma l'avvenuta iscrizione al webinar. Vi ringrazio, allora un grazie di cuore ai relatori per l'eccellente contributo, per i grandissimi spunti di riflessione, un grazie ai numerosissimi partecipanti, permettetemi di ringraziare ancora lo Europe Direct presso l'Università di Siena, la collega della Rinnovazione Digitale Stefania Mulas che rende possibile, che ci aiuta nel realizzare tutto questo e nel rendere possibile questi incontri virtuali ma interessantissimi e utilissimi, e ovviamente anche tutte le colleghe dello Europe Direct, perché dietro questo webinar c'è uno staff che ci aiuta nel gestire. Quindi grazie a Giorgia Gasbarro e grazie a Marta Samek che ci aiutano nella gestione delle attività. Vi diamo appuntamento quindi al 12 novembre per chiudere in bellezza questo ciclo di grandissimo interesse, e vi ricordiamo di partecipare alla consultazione se avete voglia di dire la vostra e di far sapere, insomma, come la pensate sul discorso della von der Leyen. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie, ciao. Grazie. Grazie.